La storia non è una sequenza di avvenimenti, vi sono delle fasi molto più importanti di altre. E la fase di cui vi parlerò adesso è una fase fondamentale perché da un certo punto di vista si può dire che mette le premesse di quella che noi chiamiamo Europa, staccando l'universo mediterraneo in due porzioni, quella europea e quella nordafricana. E questo avviene a partire dal VII-VIII secolo, e cioè dalla penetrazione arabo-islamica, più islamica che araba, dalla penisola arabica verso l'Andalusia, e si consolida fra l'XI e il XIII secolo. Quello che era uno spazio unitario in epoca romana diventa uno spazio frammentato e diviso, e lo resterà fino a oggi. Perché quindi parlo di una fase importante? Perché è una fase che dura, è una fase di lungo periodo, di cui viviamo oggi le conseguenze. In particolare osserviamo in questa fase la nascita di potentati dal tono etnoculturale berbero. Chi erano i berberi? È una definizione nostra a posteriori delle popolazioni africane di pelle bianca, e spesso anche di cultura cristiana, che poi vengono islamizzate, e che fondendosi con la componente visigota penetrata da nord in Spagna, in particolare nella sua porzione meridionale, la meravigliosa Andalusia che vi inviterei a visitare, fateci riportare dai genitori, in particolare a Granada piuttosto che a Cordoba, formano quello che sarà l'emirato di Al-Andalus. Emirato di Al-Andalus, che è uno dei momenti più alti e anche artisticamente splendidi del mondo islamico, e che poi si frammenterà anche sotto la pressione dei regni cristiani che a mano avvieranno la cosiddetta reconquista, cioè la ricristianizzazione o la cristianizzazione della Spagna, della penisola iberica in generale. Questo è l'aspetto geopolitico, che si fonda con dei movimenti economici e commerciali di lungo periodo che trasformano quello che era un deserto, il deserto del Sahara, che fisicamente è ancora oggi tale, in un mare, solo che invece di essere solcato dalle navi, è solcato dai dromedari, da questi formidabili mezzi di trasporto che portavano, per esempio, l'oro dalle profondità africane verso le coste mediterranee e quindi verso l'Europa, e il sale prodotto nelle coste settentrionali del Mediterraneo lungo le coste europee giù verso l'Africa. Se poi osservate le cartine, in particolare quella che indica i percorsi carovanieri che vengono tracciati in quei secoli, vedrete che ve ne sono almeno tre, uno che sfocia nel Maghreb, che poi sarebbe la terra del tramonto, fondamentalmente centrato sul Marocco. L'altro centrale che passa verso la Tripolitania, e poi uno orientale che percorrendo la valle del Nilo, via Cairo arriva fino ad Alessandria, e da qui porta poi verso il Mediterraneo. Abbiamo così una trasformazione del mare Mediterraneo da mare di grandi traffici in un mare tra pirateria e frantumazioni geopolitiche, e la trasformazione invece del deserto di sabbia sahariano in un mare di commerci.